Ciao a tutti ragazzi, sono Frobby e benvenuti in questo nuovo video. Lo scorso video sulla storia alternativa di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è andato molto bene e vi è piaciuto. Quindi sono qua per raccontarvi un'altra storia alternativa del mondo di Pokémon. Questa storia è stata scritta da un nostro staffer, precisamente da Simone, che ringrazio ovviamente per avermi fornito tutto il necessario, e ci sono anche dei disegni molto molto carini fatti da un'altra nostra staffer di nome Mocha. Per questo sono molto orgoglioso e felice di mostrarvi questa storia alternativa, perché è stata fatta al 101% da Pokémon Next. Ovviamente siete liberissimi di criticarla, anzi fatemi sapere qua sotto nei commenti a fine video cosa me ne è parso. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo! Tutti voi sapete quanto le lotte Pokémon sono il pilastro di questo mondo. La gente lotta per divertimento, per vivere, ma anche per portare avanti le proprie verità e i propri ideali. Ma tutto questo non sarebbe mai accaduto se più di 20 anni fa un allenatore in particolare non divenne il primo campione della Lega Pokémon e l'allenatore più forte al mondo. Ci sono tante leggende dietro questo allenatore dalla personalità taciturna, ma solo una è quella vera, e oggi siete qui per ascoltarla. Quindi tuffiamoci nel passato, precisamente a 24 anni fa. Biancavilla d'inverno è molto tranquilla, il manto bianco che in questi mesi ricopre la piccola cittadina, accompagnato da un silenzio quasi solenne, rende l'atmosfera magica, e quasi non ci si rende conto del tempo che passa. All'interno del laboratorio del professor Oak, famoso studiologo Pokémon, si trova Blue, suo nipote di quasi 10 anni, che osserva fisso la macchina fotografica appoggiata sulla scrivania del nonno. Ancora un anno ed anche lui avrebbe ricevuto il suo primo Pokémon e si sarebbe potuto mettere in viaggio per l'intera regione, ma per ora si limitava a fotografare ogni esemplare di mostriciattolo che scovava nei prati a nord di casa sua. Blue è un bambino molto curioso e amante della natura, per questo si divertiva a raccogliere più informazioni possibili sui mostriciattoli, forse perché voleva diventare come suo nonno da grande, che ha sempre visto come un punto di riferimento. Oggi però gli era stato severamente vietato di uscire, e la giornata sembrava destinata a morire nella noia più totale. A svegliare l'animo del ragazzo è però un suono, un verso di un Pokémon che lui non aveva mai sentito prima d'ora. E, guardando fuori dalla finestra, vide quest'ultimo. Ma di che Pokémon si poteva mai trattare? Lui, quegli occhi blu e quelle orecchie a punta a forma di V non le aveva mai viste. Sembrava quasi che non fosse di quelle parti, e sembrava anche che quest'ultimo lo stesse invitando a giocare fuori con lui. In tutta fretta allora, Blue afferrò la fotocamera ed uscì passandola alla finestra. In fondo, il professore era troppo occupato con tutti quei libri in quel momento e non si sarebbe neanche accorto della sua assenza. Senza il suo amico e vicino Rosso, però, giocare sarebbe risultato meno divertente. Blue e Rosso, infatti, sono sempre stati grandi amici, grazie al rapporto che avevano le loro madri fra di loro. Facevano tutto insieme, anche se Rosso parlava poco per via della sua timidezza. Fin da quei tempi però i due hanno sempre avuto una grande rivalità, e proprio per questo Blue chiamò in gran fretta l'amico d'infanzia, che senza neanche un attimo di esitazione si unì al compagno di giochi. Ora però bisognava ritrovare quel misterioso Pokémon, infatti in pochissimo tempo era già scomparso e di lui se n'erano perse le tracce. I due bambini si chiesero il motivo, ma ciò che Blue e Rosso non sapevano ancora è che il Pokémon in questione era Victini, un mostriciattolo leggendario proveniente da una regione lontanissima, che sarà catalogato poi dagli studiosi come il Pokémon Vittoria. Dopo un po', Victini si fece rivedere di nuovo, con la chiara intenzione di voler giocare con i due ragazzini di Biancavilla. «Forza Rosso, vediamo chi riesce a prenderlo per primo», disse Blue iniziando a correre verso il Pokémon. Giocare ad acchiapperello con quel Pokémon era tanto divertente quanto difficile. Nessuno dei due era in grado neanche di sfiorarlo, e passò così quasi un'ora, senza nessun vincitore. Alla fine però, anche Victini era stremato, grazie alle continue corse dei due di Biancavilla. Fermatosi a terra, guardò fisso negli occhi i due ragazzi. Per un attimo, cadde il silenzio intorno a loro, e nessuno si mosse. Poi Blue, correndo verso il piccolo Victini, cercò di saltargli addosso, ma quest'ultimo riuscì senza problemi a schivare il ragazzo con una svelta acrobazia, evitando la cattura e ritornando in volo. Si mise a festeggiare, ma la sua gioia durò poco, perché perse subito dopo l'equilibrio e, precipitando, cadde di nuovo. Questa volta però finì sulla testa di Rosso, che al contatto con il Pokémon sentì uno strano brivido attraversare tutto il corpo.
Per un attimo si sentì quasi invincibile. Tutto il suo intero corpo si immobilizzò per un paio di secondi, ma a lui sembrarono minuti. Poco dopo Victini prese nuovamente il volo, come se niente fosse accaduto, e scomparì. Inutile dire che i due protagonisti di questa storia rimasero dispiaciuti di essersi fatti scappare un Pokémon così raro, ma allo stesso tempo saltarono dalla felicità per l'evento che avevano visto coi loro stessi occhi. Ciò che era successo quel giorno, però, è che i due ragazzini non seppero mai spiegare, aveva più valore di quanto chiunque al tempo potesse immaginare. Victini in quel momento, infatti, aveva trasferito nel cuore del piccolo rosso un po' del potere della vittoria che tanto caratterizzava il Pokémon, entrando in contatto così con lui, colui che sarebbe diventato, di lì a breve, il campione di tutta Kanto e il miglior allenatore che l'intera storia Pokémon avesse mai potuto avere.